un giorno ad hoc su questo tema al suo municipio. Ovviamente non la parola. Grazie. Il mio primo saluto va al signor Sindaco, al dottor Abruzzo, a tutti voi, autorevoli presidenti delle associazioni a trazione europeista della nostra città. Con orgoglio e con grande onore vi rendico di essere stato il primo dei consiglieri municipali di questa nuova consiliatura ad aver presentato una mozione avente ad oggetto la conferenza sul futuro dell'Europa e Roma capitale europea. E questo atto politico è stato approvato all'unanimità dal Consiglio del Municipio XII di Roma, dando dunque a quest'atto un forte valore, un forte significato. Si parlava prima della trasversalità. Roma capitale europea è un concetto talmente forte, talmente importante, che si può realizzare solamente se si fa un gioco di squadra. E la trasversalità non è solamente centrodestra, centrosinistra e le altre anime politiche, non è solamente giovani e meno giovani, è una comunità che si stringe intorno al valore dell'Europa. Avere una vocazione europeista, soprattutto oggi, che purtroppo stiamo vivendo anche noi, a pochi chilometri da qui, una guerra, un conflitto che non doveva esserci, ci rendiamo conto ancora di più di quanto sia pregnante credere nei valori europeisti. Allora, in quel documento in cui parlavo di Roma capitale europea, e che ripeto è stato votato all'unanimità, c'è dentro un mondo. E allora colgo l'occasione della presenza del sindaco per rivolgergli un invito accorato a fare in modo che Roma capitale europea nelle sue declinazioni possa veramente essere realizzata nella nostra capitale. Abbiamo una grande occasione che va di pari passo, come diceva benissimo prima il professor Sandulli, con la riforma di Roma capitale. Qualcosa che stiamo portando avanti tutti quanti insieme perché crediamo che Roma debba avere maggiori poteri. Allora, Roma capitale europea significa avere il coraggio di portare qui a Roma le principali agenzie europee. Qualcuno parla di turismo, qualcun altro di cultura, altri di immigrazione. Ciò che conta è dare centralità alla nostra capitale e ancora rendere Roma capofila di una grande associazione internazionale tra le capitali europee e del Mediterraneo. Questo significherebbe dire Roma riprende in mano le redini di un percorso avviato molti, molti anni fa e che è giusto che torni ad avere. Ma ancora, prima si parlava di giovani, e allora perché non citare un altro elemento del manifesto di Roma Capitale Europea promosso dall'Associazione per Roma, l'Assemblea Generale dei giovani europeisti. Credo che sia importante, sia significativo che si riparta da qui, da questi elementi, e allora diciamo sì alla conferenza sul futuro dell'Europa, diciamo sì ad agenzie europee qui, diciamo sì a Roma capofila di una grande associazione delle capitali europee del Mediterraneo e ancora diciamo sì ai giovani che si riappropriano di questa Europa perché ne abbiamo davvero tanto bisogno. Grazie a voi, grazie a chi ogni giorno crede nell'Europa e non per fini strumentali, ma perché l'Europa è qualcosa che ci appartiene veramente. Grazie a tutti voi.